ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi voglio farvi vedere un metodo alternativo all'utilizzo del top coat effetto matte. Quindi vi farò vedere un metodo totalmente fai da te, ve l'avevo anche anticipato nel video che avevo fatto precedentemente, dove appunto vi dicevo che cosa poter utilizzare in alternativa ad alcuni prodotti o attrezzi per la nail art. Vi lascio il video qui sotto in descrizione se volete vedere quel video. Vi consiglio di andare a vederlo perché è davvero molto molto utile, perché sono davvero delle domande che mi fate spessissimo, quindi è davvero molto utile, vi consiglio di andare a vederlo, ve lo lascio proprio qua sotto. Ritornando a noi, vi faccio vedere appunto un metodo totalmente fai da te e appunto adesso vi lascio il video tutorial. Allora ragazze, per primissima cosa, prima di stendere lo smalto, vi preparate un pentolino con dell'acqua e portate appunto l'acqua ad ebollizione. Poi, quando l'acqua sta praticamente per bollire, voi iniziate a stendere il vostro smalto. Io ho deciso di stendere questo smalto della Deborah Milano, che è dello smalto Gel Effect numero 36, questo bellissimo color latte e menta. E appunto, dopo aver steso una base, vado a stendere il mio smalto. Senza lasciare asciugare lo smalto che abbiamo appena steso, andiamo a mettere la mano sopra il vapore, appunto dove sta bollendo il nostro pentolino di acqua. Aspettiamo così un paio di secondi, una manciata di secondi, 10-15 secondi. E come possiamo notare, dopo aver tolto praticamente la mano dal vapore, le unghie dal vapore, avremo questo effetto matte davvero naturale e fai da te. Bene ragazze, per oggi è tutto, spero che questo metodo vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se avete una qualsiasi domanda lasciatemela qui sotto nei commenti, io vi risponderò con molto molto piacere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate già questo metodo, io ovviamente l'ho visto un po' in giro sul web e quindi ho voluto appunto trasmetterlo anche a voi perché magari tra di voi c'è qualcuna che non lo sa, quindi ho Bene voluto ragazze, farlo non esitate anch'io. a mettere un bel mi piace, a commentare e condividere questo video ovunque voi vogliate. Io vi mando un bacissimo e ci vediamo alla prossima, ragazze. Ciao!